giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Finalmente è arrivato il tanto agognato momento. Tutti i giornali pubblicano le foto che ritraggono Sirkan a bordo della sua auto, fermo vicino a un transessuale. Finalmente è arrivata la notizia del mese che tutti aspettavamo. A tutto il popolo italiano interessava la vita privata di Sirkan, era determinante sapere che Sirkan in una sera, vicino a un trans, fa due parole e se ne va. È determinante per le tasche degli italiani, non è determinante il fatto che i politici avvicinino i mafiosi o li frequentino o siano collusi. Allora, tutta questa vicenda che riguarda Sirkan, con le foto che quindi lui stesso ha deciso di pubblicare, di darle in pasto alla pubblica opinione, e che seguono quelle anche di Barbara Berlusconi, ritratta ubriaca fuori da un locale di Milano con un ragazzo, nulla di male per il fatto che lei fa la sua vita esattamente come tutti i giovani. Ebbene, queste foto rese pubbliche quindi devono in qualche modo soddisfare la curiosità del popolo italiano e soprattutto rimpinguare le tasche di qualcuno, soprattutto di Silvio Berlusconi, che in tutta questa commedia di Vallettopoli lui ha interpretato tutte le parti, e come posizioni personali, ma soprattutto come tornaconto personale di carattere economico. Intanto, come editore di Mediaset, che dà lavoro alle agenzie di Corona e Lele Mora, che gli ha fornito e gli fornisce veline, velone e velini nei suoi programmi. E intanto poi come papà di Barbara, che si è lasciato corrompere, ha sborsato 20.000 euro per evitare che queste foto della figlia fossero pubblicate. Come presidente del Milan, ha permesso a Galliani di pagare 6.000 euro sempre a questa banda di fotografi affinché evitassero la pubblicazione di foto che riguardavano il calciatore Coco. Come padrone di Villa Certosa, però, nel frattempo ha invitato Lele Mora diverse volte, contornato dai Costantini di turno per le sue feste in Costa Smeralda. E come editore del giornale è comunque corresponsabile della pubblicazione di una notizia, di un'intercettazione in cui si dice che Sirkan è stato fotografato vicino a un transessuale. Come capo dell'opposizione poi solidarizza con lo stesso Sirkan, ovviamente urlando l'imbarbarimento mediatico della cronaca politico-giudiziaria. Poi, come imputato di vari processi, invoca leggi che limitino le intercettazioni e le pubblicazioni, e poi come editore del Foglio e padrone anche del settimanale Chi, da oggi farà di nuovo soldi a palate, perché questi giornali pubblicano tutte le foto ritenute come dire, compromettenti e scottanti per le sorti degli italiani. Comunque sia, lui ci guadagna sempre, Silvio Berlusconi. Adesso ci manca solo una legge contro le intercettazioni, e a quel punto il PM chiuderà direttamente la cronaca giudiziaria. L'obiettivo adesso è di creare confusione tra quella che è l'intercettazione e la privacy. Ora, la privacy di Sirkan violata da un fotografo che cerca di ritrarlo in situazioni compromettenti, il settimanale Oggi, che acquista queste foto per 100.000 euro, se le tiene nel cassetto 4 mesi, perché il direttore di Oggi è un po' più serio, sa perfettamente che pubblicare quelle foto non c'è nessuna notizia e soprattutto vai a violare la privacy. Non è come Maurizio Belpirla, pardon Belpietro, che invece sbatte in prima pagina le questioni private di una persona. Sa, le tiene nel cassetto e le terrà lì, perché poi Oggi il settimanale potrà avere qualunque tipo di motivo poi per poterle utilizzare nei mille frangenti dei suoi servizi di carattere sia di gossip che di cronaca. E però quello che forse interessa ai politici, Berlusconi compreso, è che la legge sulle intercettazioni serva quindi a inasprire la privacy affinché non vengano pubblicate quelle che sono le telefonate più importanti e che gli italiani hanno diritto a sapere, cioè quelle che riguardano i politici quando contrattano le tangenti, magari o nel loro ruolo di politico hanno dei contatti comunque ambigui con le scalate di Anton Veneta, con i Fiorani che dicono di dare mancia ai Calderoli per le loro scalate. Infatti un chiaro segnale di questa intenzione di voler in qualche modo offuscare le informazioni che riguardano i politici appare proprio in alcune righe del Corriere della Sera di oggi, che è il 21 di marzo. Saranno invece di conseguenza distrutte tutte le restanti telefonate con parlamentari, tra i quali Marcello Dell'Utri, Cesare Previti, Aldo Barancher, Ivo Tarolli, Francesco Cossiga, Giancarlo Giorgetti. Una sorta di accordo bipartisan che coinvolge quindi questi sei parlamentari, per cui si chiedono notizie sulle intercettazioni e i contenuti delle telefonate con il mitico Fiorani. Quindi queste intercettazioni sarebbe invece interessante sbattere in prima pagina, perché metterebbero a nudo invece il ruolo istituzionale di un politico che è determinante sulle tasche dei cittadini. Ebbene, questa storia di Vallettopoli, confusa con la privacy, dove si invoca intanto un inasprimento dei divieti che riguardano i gusti sessuali delle persone, per cercare poi alla fine di
offuscare le vere notizie, quelle che interesserebbero gli italiani e quelle che denotano soprattutto il comportamento di certi nostri politici. Storie di noi brava gente.